Eccoci rientrati in studio, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Avete appena visto lo spot che ricorda l'appuntamento con il Penalty Award, che ha subito una piccola variazione nella sua data, in quanto giorno 25 era questa la data stabilita, si è deciso di spostarlo a giorno 1, domenica successiva, perché il 25 abbiamo le elezioni europee, quindi ci è sembrato giusto dare modo un po' a tutti i calciatori e non solo, che saranno ospiti nella nostra trasmissione, insomma, di dedicarsi alla giusta votazione europea. E qui abbiamo il presidente che ci conferma che giorno 1 saranno tutti presenti, finalmente. Tanto atteso Penalty Awards. Allora, diciamo che abbiamo già messo le basi per un'organizzazione ramificata in tutta la Sicilia, sì, coinvolgendo tutti gli allenatori, i presidenti AIEC, che coinvolgeranno gli allenatori dei vari gironi, eccellenza e promozione, per una cosa simpatica, e anche il miglior giocatore di prima categoria, sì, di prima categoria. Proprio dettato dal fatto che queste nomination sono una novità. Una novità assoluta, perché i giocatori che faranno parte delle nomination non sanno chi vincerà praticamente il premio finale, lo conosceranno in quel momento in diretta in studio. Tra l'altro, una cosa simpatica, che no, come giustamente hai detto tu, che sei, diciamo, l'organizzatore principe di questa il patrono di questa manifestazione, grazie a te e anche alla nostra collaborazione e di tanti tecnici, non facciamo un discorso di età, sì, per cui magari dal sedicenne al trentenne hanno l'opportunità di poter competere in questa manifestazione, che naturalmente è un pregio per noi come movimento, anche perché chi meglio del tecnico può giudicare il calciatore, ma non solo il calciatore della propria squadra, ma soprattutto i calciatori avversari. Tra l'altro, il premio Penalty andrà in scena qui su Sesta Rete domenica 1, e poi giorno 9 c'è quello dell'Ajax. Sì, giorno 9 noi organizziamo l'Oscar dell'allenatore a Fiumefreddo di Sicilia, per cui abbiamo un mese di maggio, tra l'altro, poi ne parlerà ampiamente Davide, il 30 venerdì avremo un incontro tecnico, sì, con un allenatore che ci dovrebbe dare lo sta bene. Abbiamo contattato Stramaccioni, a dir la verità, però è un periodo dove sono tutti impegnati. Comunque, certo è, magari faremo un passaggio televisivo, sì, su Sesta Rete, che nel torneo tra poco parlerete ci sarà spazio anche per un convegno tecnico. Bene, bene, bene. Tra l'altro, voglio ricordare che domenica 25 ci sarà la presentazione di tutte le nomination, quale migliore portiere, difensore, centrocampista, attaccante, e anche migliore allenatore e migliore dirigente, appunto, del premio Penalty Awards. Adesso è arrivato il momento di fermarci solo per 9 minuti, ma sono 9 minuti gradevoli, perché come già tutti ben sanno, all'interno di Penalty, in queste ultime puntate di questa stagione 2013-2014, inseriamo la replica della trasmissione Match Talent, un torneo di calcio che si svolge presso il centro sportivo La Bola, organizzato dalla Caruso Management. Raccontiamo appunto le partite che si sono svolte questa settimana. Noi ci vediamo tra poco e ricontinueremo a parlare di calcio dilettantistico. Match Talent, seconda edizione, la puntata della domenica, tra l'altro inserita all'interno della trasmissione Penalty. Come al solito a fine settimana parliamo con Ciccio Caruso, l'organizzatore. Seconda settimana di gioco, devo dire ancora una volta grandissimo successo sia di pubblico ma anche dal punto di vista tecnico. Sì, grandissimi giocatori all'interno del campo, già qualche risultato fa vedere le squadre ben posizionate, qualcuno già dai primi pronostici, ma ancora è tutto presto, ancora troppo presto per comunque quantificare classifiche in maniera definitiva. Sì, sì, anche perché fra qualche settimana già inizia il calciomercato, quindi già quella squadra un po'
in difficoltà riesce a sistemare il suo team. Abbiamo avuto grandissimi giocatori questa settimana con grandissimi potenziali tecnici. Ecco, spiegaci bene questa cosa del calciomercato, perché assolutamente una novità che è stata inserita quest'anno nell'edizione del Match Talent. Praticamente le squadre che partecipano a questo torneo hanno la possibilità di fare una campagna acquisti di rafforzamento. Esattamente, noi organizzazione abbiamo messo 11 cartelline a disposizione per ogni team, oltre a questi giocatori non possono inserire, quindi naturalmente ci avranno le loro difficoltà giornalmente con i vari motivi di lavoro. Ma possono avvenire anche dei passaggi di squadra in squadra all'interno della manifestazione anche? Assolutamente sì, ed è questo il bello, perché poi faremo un mini giornalino interno dove racconteremo tutti i gossip possibili che avvengono durante la stagione del calciomercato. Insomma, ancora una volta questa manifestazione ci sorprende assolutamente in positivo. Noi vi lasciamo con gli altri highlights della settimana e sicuramente avremo modo anche di vedere ancora una volta tanta, ma dico tanta, qualità. Quest'oggi un bel poker da parte tua del bomber del Caffè Moscerì, Pepe Messina. Sì, la partita la scorsa volta è stata una partita pareggio, però meritavamo di vincere, però meno male che un punto a casa fa bene. Oggi anche all'inizio abbiamo battuto la palla non voleva entrare, poi ci siamo sbloccati, finalmente giocando a pallone abbiamo tanti fare tanti gol e vinciamo facilmente oggi. 32 sul campo che hanno gestito i primi minuti iniziali del match in maniera esuberante. Poi è un po' al mollato questo team e avete preso le retini, soprattutto il centrocampo con Seriano. Sì, la squadra il primo tempo ha giocato bene, 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora della partita, la squadra avversaria. Poi certo noi giocando a pallone, quindi abbiamo fatto primo e secondo gol, loro sono giù di morale. Grande anche il loro portiere, ha fatto belle parate pure, anche il nostro ovviamente. Quindi la partita è andata bene oggi. Siamo ancora una volta con Fabrizio Bruno, uno dei dirigenti del Centro Sportivo La Bola, che ospita questa seconda edizione del Match Talent di Mister Bianco. Allora Fabrizio, siamo contenti perché abbiamo visto tantissima affluenza di pubblico, ma soprattutto ancora una volta un'organizzazione perfetta. Chiaramente tutto grazie a Ciccio Caruso Management, ma anche alla vostra organizzazione che mette a disposizione una struttura a 360 gradi. Sì, buonasera a tutti. Il torneo sta andando così come prevedevamo. Tanta gente che interviene durante le partite, pubblico caloroso e oltre questo delle belle partite, fair play in campo e tanto, tanto divertimento. Indubbiamente il fair play diventa una delle cose più importanti all'interno di una manifestazione. Hai detto bene, assolutamente straordinario il fair play fra giocatori, fra società, ma anche una perfetta organizzazione arbitrale che ha permesso che l'andamento degli incontri sia stato sempre tenuto a regime. Sì, sicuramente, appunto, le partite vanno bene sia perché l'organizzatore dirige in un certo modo, sia perché la terna arbitrale fa in modo che tutto proceda nel verso giusto. Estremo difensore, numero uno alle spalle, Danilo Silvestri. Esagerato. No, la verità si deve dire, grandissima la tua prestazione anche quest'oggi che hai battuto una tua virtuale ex, 2-1. Grandissime le tue parate. Dopo